spettacolo che è molto famoso, appartiene alla tradizione veneziana, che si intitola Agrippina, servitore di due padroni, e per farlo abbiamo sognato e progettato di ridiventare attori di quelli che andavano sul carrozzone tanto tanto tempo fa e che viaggiavano reietti e scacciati da tutti, i signori e i padroni, ma quando arrivavano nei paesi, nelle città, nelle piazze, venivano accolti, con grandissimo entusiasmo, perché portavano tanta allegria e si arrangiavano con quello che potevano, vivevano sempre tutti insieme. Questa commedia è scritta un po' in italiano, antico, difficile da capire, e un po' in veneziano, ancora più difficile da capire. In veneziano, se uno ti dice tutta, vuol dire signorina. E in veneziano, se uno ti dice tolla, vuol dire tavola. Se uno ti dice bezzi, ti vuol dire soldi. Quindi voi, soprattutto voi bambini, che sapete vedere le azioni più che ascoltare le parole, capirete tutto guardando le azioni. E se non capite le parole, indovinate, pazienza, fanno pure ridere. Le maschere, alcuni personaggi hanno delle maschere che appartengono a questa grande tradizione, sono maschere di cuoio che abbiamo potuto fare proprio noi qua con le nostre mani grazie a un maestro, un mascheraio che ha ripreso l'antica tradizione, che è venuto e l'ha insegnata al maestro qua e ai nostri allievi. Però adesso vi devo dire una cosa un po' imbarazzante, e anche se voi siete tutti qui e io vi ho fatto tutto il discorso che vi dovevo fare, e gli attori sono spariti. Non so più dove siamo finiti. Io vi chiedo di aver pazienza, vado a cercarli, ma non credo che siano qua vicino. Nel qual caso, vedete, anche il palco l'hanno lasciato qua tutto così in disordine, non hanno preparato niente. Dovrete aver pazienza, spero di trovarli. Scusate se vi ho fatto venire per niente. Yeah.
Cavour! Qui si sarebbe promessi? E presto, presto saremo ridai! Sì, caro Silvio, eccovi la mia destra. Prometto di essere vostra sposa. Ed io prometto di essere vostro. Bravi, bravissimi! Anche questa è fatta. Ora non si torna più indietro. Oh, bella cosa. Propriamente anch'io me ne struggo di voglia. Voi altri sarete testimoni di questa promozione. Seguita la Clarice, mia figlia, e il signor Silvio, figlio degnissimo del nostro signor dottor Lombardi. Sì, sì, signor compare, e la ringrazio di quest'onore che la si degna di farmi. Mi sosta compare le vostre nozze, e se testimone le nozze di mia figlia, pari. Non lo volesse chiamare compari, invidiar parenti, perché anche il signor dottor, l'esito del mio temperamento, le piace fare le cose senza strepito, senza grandezze. Manderemo e goderemo tra di noi. Cosa desidero tutti? Faremo pulito? Io non desidero altro che star vicino alla mia cara sposa. Certo che questa è la miglior vivanda. Oh, mio figlio non è amante della vanità. E non giovani di buon cuore. Ama la vostra figliola e non pensa l'altro. E così. Bisogna dire veramente che sto matrimonio è già sta destinato al cielo. Perché se a Turin non moriva è il signor Federico Rasputin. Sapeva che l'aveva destinato a Elo e non la poteva toccare, è mio caro signor Zenero. Certamente io posso dire di essere fortunato. Non so se dirà così la signora Clarice. Caro Silvio, mi fate torto, sapete pur se vi amo. Per obbedire al signor padre, avrei sposato quel torinese, ma il mio cuore è sempre stato per voi. Eppure è vero, il cielo quando decretate una cosa, la fa nascere per vie non prevedute. Ma come succede la morte di Federico Rasputin? Poveraso, è sta mazza di notte per causa di una sua sorella. Mi non so niente. E il gada, una feria? Che se ne sta sulla botta. E non è successo a Turin, sto fatto? A Turin? Oh, povero signor, mi dispiace infinitamente. Lo conosceva il signor Federico Rasputin? Sicuro che lo conosceva. Sono stato a Turin 3 anni. 3 anni. E ho conosciuto anche a sua sorella. Ed era una giovane, di spirito e decorato. Ma la te vestiva d'uomo e la dava a cavallo. E lì? E si è innamorata di sua sorella. Chi l'avesse mai detto? Ma le disgrazie le sei sempre pronte. Orsù non parliamo di malinconie. Sapevi che venirete da lavorare bene in cucina? Vorrebbe che mi fassi un par di piatti a vostro gusto. Io servirò volentieri. Lo faccio per dire, ma alla mia locanda tutti sei contenta. E di così che nessun luogo si mangia come che si mangia da me. La sentirà qualcosa di gusto. Bravo, roba brodosa, vede? che posso bagnare che dentro la mollica del pane? Oh, chi batte? Guarda a vedere chi sei, Smeraldina. Subito, signor padre, con vostra buona licenza. Oh no, stai qua. Sentivo tutti chi sei. Signor padrone, ha un servitore di un forestiere che vorrebbe farvi un'imbaciata. A me non ha voluto dire nulla, dice che vuol parlare col padrone. Bah, fallo venire avanti, sentimo cosa che vuole. Lo farò venire. Ma io me ne andrei, signore. E dove? Che so io, nella mia stanza. Signore no, signore no! Sti novizi non voglio ancora che lasciamo soli. Ovviamente. Con prudenza. Alto, bellissima reverenza. Che ha tutti i versioni. Oh, ma come la compagnia. Come la conversazione! Chi te lo fu, amico? Chi è la sagrada signora? La sa Clarice, mia figlia! Me ne era lei! E per di più, è sposa! Oh, me ne consolo! Ve la chieda! Sono la sua cameriera, signore! Me ne congratulo! Allora, chi sei tu? Chi ve manda? Cosa volevo da me? No, andate con le buone! 3 interrogazioni! Tu una volta? Le troppo per un povero uomo! Mi credo che sia un sentito a costui! Mi fa piuttosto uomo! Voi è la sposa? Oh, signor no! Allora, vuole parlare con me o vuole andare a far fatti vostri? Con un lavoro altro che informazione di me, in due parole mi esprimo. Sono servitore del mio padrone. E così, tornando al nostro proposito. Ma chi sarà il vostro padrone?
è un forestiere che vorrebbe venire a fargli una visita. È un forestiere che vuole venire a fargli. E così, tornando al nostro proposito. Ma chi sei lo sto forestiere? Come si chiamano? Vuole lunga. Nelzio, aspetta, dico la scuola. Quella la reveriste, quella la venia apposta. Quella è da passo per me mandare un passato. Quella vorrei passare. È una contenta? Vuol sapere altro? Torni, mano. No. Adesso vieni qua, oh. Parli con me. Cosa diavolo ti sei? E se la vuoi sapere, chi sono mi? Mi sono Arlecchin Batoccio. Orbo de Noreggio e sordo de Noccio. Nella valle di Bergamo, per servirla. Non importa di sapere chi sei tu. Vorrei che mi tornasse a dir chi sei il vostro padrone. Ho paura di aver frainteso. Povero uomo, è il saraturo de Recce. E il mio barone, le, il signor Federico Rasponi da Turin. Quando è via che sono preso di matto? E il signor Federico Rasponi è morto. Morto? Morto? Dite da voi che l'è morto. L'è morto, purtroppo per Elo. Sì, è morto. E non occorre metterlo in dubbio. Diavoli che il mio barone è morto. Lo pure lo sapevo già da basso. Cosa vuole di grazia? Volatro da me? Oh no, non mo cuore altro. Vuoi bene andare a vedersi la verità? Ma... ne farò! Cosa credevo che sia, dottore? Un furbo o un matto? Cioè, furbo o un matto? Mi pare che abbia un poco nell'uno e un poco nell'altro. Sì, furbo o matto? A me mi fa piuttosto un sempliciotto. E il bergamasco non crederei che fosse un barone. Pure l'idea era buona. Non mi dispiace quel morettino. Ma cosa se insogno lo signor Federico Rasponi? Se fosse vero che fosse qui sarebbe per me una nuova troppo cattiva. Via Calalice, avevi visto un cavule lettere e il signor Federico Rasponi è morto. Se anche egli fosse qui e fosse vivo sarebbe venuto troppo tardi. Ah, me meraviglio dello signori! Non si tratta così la povera gente! Non ne sono azione da garantomeni e me ne farò render conto! Ma cosa l'hanno fatto io? Andare a dirmi che il signor Federico Rasponi l'è morto! E così? E così l'è qua, in casa e sala, che il vorrei vederla se la sei contenta! E il signor Federico? Signor Federico? Rasponi! Rasponi! Daturi! Daturi! Mande all'ospedale, non penso di matto! Colpa del diavolo! Mi faria bestemmiare come uno zolo! Mo siete qua, in casa, in sala, che le venga il malano! Oh, adesso che rompo il muso! Fermo, signor Pallone! Fate una cosa, piuttosto! Ditegli che faccio venire innanzi questo tale che gli crede essere Federico Rasponi! Ve lo venire avanti! Sto morto, resuscita! Che sia morto o che sia resuscita? Vuole essere! Mi? Non ho niente il contrario. Mammone vivo, è il Federico ai vostri occhi. E da qua in avanti impara a trattare coi forestieri, coi uomini della mia sorte, coi bergamaschi onorati. Ma vabbè, la giovane, a suo tempo parleremo. Ah, Silvia mia, tremo tutta. In qualunque evento sarete mia. Ora ci chiariremo in verità. Ma poi venir qualche barbato a darmi intendere delle fantonie. Me, come ben diceva il signor compare, l'ho conosciuto il signor Federico. Se sarà lui, vedremo. Eppure quel morettino non ha una fisionomia da bugiardo. Voglio vedere se mi riesce. Con buona grazia di loro signori. Signor Pantalone, la gentilezza che io ho ammirato nelle vostre lettere non corrisponde al trattamento che voi mi fate in persona. Vi mando il servo, vi fo passare l'ambasciata e voi mi fate stare all'aria aperta senza degnarvi di farmi entrare qui dopo una mezz'ora? Mi dispiace, ma chi sei un buon amico? Federico Rasponi da Torino, per obbedirvi. Cosa meglio? Cos'è sto negozio? Questo non è il signor Federico, lei è la signora Beatrice, sua sorella. Voglio osservare dove tende sto ingaggio. Mi resto confuso. Avevamo avuto delle cattive novie e credere che fosse la verità. Lo so,
Fu detto che in una rissa rimase estinto, ma grazie al cielo fu solamente ferito e appena risanato intraprese il viaggio a Venezia, già da gran tempo con voi concertato. Mi resto attonito. La società se sicuramente da galantuomo, ma mi gode i riscontri chiari e certi che il signor Federico Rasponi è morto. Onde la vede ben, se non la metà qualche prova in contrario. È giustissimo il vostro dubbio, conosco la necessità di giustificarlo. Eccovi, tre lettere dei miei amici corrispondenti. Uno è del ministro della nostra banca, riconoscerete le firme e vi accertirete dell'essere mia. Ah, oh, Silvio mio, siamo perduti. La vita perderò, ma non voi. Ohimè, qui Brighella, come diamine qui ci si ritrova costui? Non vorrei che mi riscoprisse. Amico, mi pare di conoscervi. Sì, signor, non la si ricorda, Truin? Brighella Cavecchio? Ah, sì, ora vi riconosco. Bravo, galantuomo, che fate in Venezia? Per amor del cielo, non mi scoprite. Non che dubbio, faccio il locandiere per servirla. Per l'appunto, già che ho il piacere di conoscervi, verrò ad alloggiare la vostra locanda. La me farà grazia. Ho sentito tutto. Certo, queste lettere le accompagna il signor Federico Rasponi. E se ella me la presenta, bisognava credere che la fosse come le dice ste lettere. E se qualche dubbio ancora vi restasse, ecco qui messer Brighella. Egli mi conosce, egli può assicurarvi dell'essere mio. Ah, sì, signor, l'assicuro mio. Ora se così, come la testa, oltre alle lettere, anche al mio compar Brighella. Caro signor Federico, gli domando perdono se ho dubita e torno a domandarmi perdono. Padre, quegli è dunque il signor Federico Rasponi? Se sì, è zero lui. Ma è infelice che sarà di noi. Non dubitate, vi dico. Siete mia e vi difenderò. Cosa ti sei dottor? Lei si è venuto in tempo. Acciditi in punto, quod non contingi nonno. Sicuro. Signor Pantalone, chi è quella signora? La se Clarice mia figlia. Quella a me destinata in sposa? Sì, sì, è Zela. Ha messo tutto in bel intrigo. Signora, permettetemi che io abbia l'onore di riverirvi. Serva divota. Molto freddamente m'accoglie. Cosa vorrà fa? La sei timida di natura. E quel signore è qualche altro vostro parente? Sì, sì, è il mio nevoto. La spinoletta. No, signora, altrimenti sono lo sposo della signora Clarice. Bravo, non ti perdere. Dillo tu le cose senza precipitare. Come? Voi sposo della signora Clarice? Non è la mia destinata. Via, me scoverzilo tutto. Se credeva vera la novia della sua morte, e così ho da sposa mia figlia al suo Silvio. Qua non che se nessun male al mondo. Finalmente le se venio in tempo. Mia figlia se vostra, se la vuole. E mi son qua a mantenervi la mia parola. Signor Silvio, vedrei con i vostri occhi la verità ed è mi non me potete lamentare. Ma il signor Federico non si contenterà di prendere in sposa chi ha d'altri? Porse la mano. Io poi non sono sì delicato, la prenderò nonostante. Se anche voi avete la moda, non mi dispiace. Oh su, signore, tardi siete arrivato. La signora Clarice deve essere mia. Ne sperate chiude la cena. Se il signor Pantalone mi fa torto, saprò vendicarmene. E a chi vorrà Clarice dovrà contendersi con questa... con questa spada! Prova! Vattene via! Mio figlio! No, no, per questa via non voglio morire. Padrone mio! Vostra signoria è arrivato un po' tardi. La signora Clarice era da sposare mio figlio. E la legge parla chiaro. Triaro in tempore, odio in iure.
Ma voi, signora sposa, non dite nulla? Dico che siete venuto per tormentarmi! Costo di stupida gola! Come ti permetti? Fermatevi, fermatevi, signor Pantalone. La compatisco, non conviene prenderla con asprezza. Col tempo spero di potermi meritare la di lei grazia. Intanto andremo esaminando i nostri conti, che, come vi è noto, è uno dei due motivi per cui mi sono portata a Venezia. Tutto sia all'ordine per il nostro conto, i pezzi si apparecchiai e faremo il saldo con la vorrà. Verrò con più comodo a riferirvi. Per ora, se mi permettete, andrò con Brighella a spedire alcuni piccoli affari che mi sono stati raccomandati. Egli è pratico della città, potrà giovarmi nelle mie premure. La comandi, se che ha bisogno di niente, la comandi. Se mi darete un poco di denaro, mi farete piacere. Sì. Non ho voluto prenderne meco per non discapitare nelle monete. Sicuro la servirò, ma... Adesso lo col casiere. Ti manderebbe a casa. Basta dal mio compar Brighella. Certamente vado da lui. E poi manderò il mio servitore. Egli è fidatissimo, gli si può fidare ogni cosa. E se le vuol restare da me a far penitenza, la sé parona. Per oggi la ringrazio. La prossima volta sarò incomodata. Donca, sto attendendola. Signore, è domandato. Da chi? Di là non saprei. Vi sono degli imbrogli. Ora arrivo. Signor Federico, che domando scusa se non l'accompagno, ma... Brighella! Voi siete a casa. Servilo quel signor Federico. Non vi prendete pena per me. Sì, va. A buon reverilla. Bisogna che vaga. Ciao! Se posso averti una Beatrice? Chiedatevi, per amor del cielo, non mi scoprite. Il povero mio fratello è morto ed è rimasto ucciso. O dalle mani di Florindo Retusi. O da alcun altro per di lui cagione. Vi sovverrete che Florindo mi amava e mio fratello non voleva che io gli corrispondessi. Si attaccarono, non so come. Federico morì e Florindo, per timore della giustizia, se n'è fuggito senza potermi dare un addio. Sai il cielo se mi dispiace la morte del povero mio fratello e quanto pianto per sua cagione, ma ormai non vi è più rimedio. E mi duole la perdita di Florindo. So che era sì che a Venezia addrizzato ed io ho fatto la risoluzione di seguitarlo. Con gli abiti e con le lettere credenziali di mio fratello, eccomi qui arrivata con la speranza di ritrovarvi l'amante. Il signor Pantalone, in grazia di quelle lettere, in grazia molto più della vostra sezione, mi crede già Federico. Faremo il saldo dei nostri conti, riscuoterò del denaro. E potrò anche soccorrere Florindo se ne avrà bisogno. Guardate dove conduce amore. Secondatemi, caro Brighella, sarete largamente ricompensato. Tutto va bene, ma non vorrà essere causa mia che il signor Pantalone, sotto buona fede, vi pagasse il contante e che vuole restare burlato. Come burlato? Morto mio fratello, non sono io l'erede. E nella verità, ma perché non scoprisse? Se mi scoprono non faccio nulla. Pantalone principerà da volermi far da tutore e tutti mi seccheranno. Che non mi sta bene, che non conviene e che so io. Voglio la mia libertà. Durerà poco, ma pazienza, frattanto qualcosa sarà. Veramente, signora, lei è sempre stato uno spirito in bizzarro. La lascia fare a me, la stago sulla mia fede. La resta servita. Andiamo alla vostra locanda. E il suo servitore dov'ello? Ha detto che mi aspetterà sulla strada. Dove ha tolto quel martuffo? Se non la sa neanche a parlare. L'ho preso per viaggio. Pare sciocco qualche volta, ma non lo è. E in quanto alla fedeltà, non me ne posso dolere. La fedeltà, lei è una bella cosa. Andiamo, la resta servita. Guardi, amor, costa che fa far. Oh, questo non è niente, amor fa far di peggio. Avevo principio a me. Andando in là, non so cosa possa succedere. Si mangia poco, e quel poco
e me lo fa sospirare. Mezzogiorno della città le sonata mezz'ora. E il mezzogiorno delle mie budelle le sonate saranno 2 ore. Al manco sapesse dove state andare ad allozzare. E alter subito che io arrivo in qualche città e va all'osteria. L'un giorno e la se paura in barca al corriere e va a far visite. E non si ricorda del povero servitore. Quanti dice che bisogna servire i baron con amore? Bisogna dire ai baron che abbia un poco di carità per la servitù. Oh, qua che la locanda, quasi andiamo a vedere. Se le vuoi dare direttamente. Ma se il baron mi cerca, so danno che abbia un poco di discrezione. Ma vuoi andare? Ma adesso che penso che un altro piccolo particolare che non me la ricordava. E mi? E non con neanche un patrì. Oh, povero Arlecchino, piuttosto che fare il servitore, corpo del diavolo, me voglio mettere a fare. Non mi piace. Per grazia del cielo, mi e non sa fa niente. Ma le dico che non posso più, è pesa che è mazzo. Ecco qui l'insegna d'osteria di locanda, non puoi fare questi 4 passi? Aiuto, è bombettera. Lo sapevo che non sei stato a caso. Sei debole, non hai forza? Se volete sguadagnare 10 soldi. Signore, comanda la niente da me? La voce senti. Caro galantuomo, può portare questo bollo in quella locanda? Oh, tutto. La saprà mia. La guarda come si fa. Guarda via. Bravissimo. Mi non pesa niente. Avete visto come si fa? Mi non so far di più. Faccio il fucking per disgrazia, ma sono figlio di una persona civile. E che cosa faceva vostro padre? E scappava negli anni per la città. Costui è un pazzo, non lo corre altro? Lustrissimo, la favorisa. Che cosa? I pezzi della portatura. E quanto deve dare per 10 passi? Mi non conto i passi, la mi paga. Eccoti 5 soldi. La mia paga! Che pazienza! Eccotene altri 5. La mia paga! La mia paga! Sono annoiato! Adesso sono pagato! Che razza di umore si danno! Aspettava proprio che io lo maltrattassi? Andiamo un po' a vedere che coraggio è questo. Signor! L'hai restata servita! Coraggio è questo? Oh! Lei è una fauna locanda! Bei letti, bei specie, con una cosina bellissima! Con un odore che mi consola! Ho parlato col cameriere, la sarà servita da me! Ma voi che mestiere fate? Il servitore! Oh, adesso avete padrone? Adesso non lo no. Siete senza padrone? Eccomi qua, la vede? Sono senza parole. Verreste voi a servirmi? Servirla? Perché no? Se i patti funzionano io mi cambierei di camisa con lui. Almeno per il tempo che io sto in Venezia. E quanto mi vuole dare? E quanto pretendete? Che dirò, quell'alter mi pare un che adesso non lo più. E mi dà un filippo al mese e le spese. Bene, tanto vi darò io. Bisognerà che mi dasse qualche seta di più. Cosa pretendereste di più? Un soldo al giorno per il tabacco. Bene, ve lo darò volentieri. Con lei così? Sto con lui. Ma mi vorrebbe un poco di informazioni sui fatti vostri? Oh, quando ho lavorato con informazioni di me, la vado a Bergamo, che tutti che granchi son. Ma non avete nessuno in Venezia che vi conosca? No, sono rimasta mattina. Su, mi prendo un uovo da bene, vi proverò. E la mia prova, la mia vedrà. Come prima cosa, mi preme vedere se ci sono lettere per me. Andate alla posta, guardate se ci sono lettere per Florindo Aretusi. Florindo Aretusi. Florindo Aretusi.
Arechiusi. Aretusi. Are. Tusi. Tusi. Bravo. Se ve ne sono, portatemele subito. Intanto la faccio apparecchiare e disnare. Ah, già. Eccovi mezzo scudo per le lettere. Oh. Sì, farò preparare. È faceto, non mi dispiace. A poco ne farò la prova. Un soldo al giorno e 30 soldi al mese. Non è neanche vero che con la terme però è il medavo Filippo. E il medavo 10 Paoli. Può essere che 10 Paoli facciano Filippo. Ma mi non sono sicuro. E poi, quel signor turinese, non l'ho più visto, l'ho matto. Non è un giovane che non ha né la barba né il giudizio. Andiamo alla posta per sto signore. Bravissimo, così mi aspetti. Sono qua, aspetto. E perché vieni ad aspettarmi qui e non nella strada dove ti ho detto? E che ho spasseggiato un pochetto per farmi passare la fame. Orsù, vai in questo momento alla barca del corriere, fatti consegnare il mio baule e portalo alla locanda di Messer Grighella. Eccola la mia locanda, lo puoi far là. È in quella locanda. Tieni. Nello stesso tempo andrai alla posta di Torino e domanderai se vi sono mie lettere. Anzi, domanda se vi sono lettere per Federico Rasponi e Beatrice Rasponi. Aveva da venirmi con anche mia sorella per un incomodo d'estate in villa. Guarda se ci sono lettere per lei o per me. Non so cosa fare. Sono un uomo imbrogliato del suo mondo. Come aspetta la lettera? Al suo nome vero e al suo nome finto. Se l'è partita segretamente. Ha lasciato ordine che mi si scriva ad un servitore mio fedele che amministra le cose nella mia casa. Non so con quale nome mi possa scrivere. Ma andiamo, che con comodo mi arriverà ogni cosa. Spingati, va alla posta e va alla corriera. Prendi le lettere e fa portare il baule nella locanda. Ti aspetto. Sì, vuoi il barone della locanda? Sì, penso a me. E portere bene che mi farà mangiare bene. Oh, bella, che tanti che cerca un parun e mica non ho trovato. Ma come dai io, come diavolo io da fare? Tu di tu non li posso servire, però. No? E perché no? Non sarebbe una bella cosa servirli tutti tu, guadagnare due salari e mangiare il doppio. La serie bella, sino saccozzese. Ma sei saccozzese? Cosa perdi? Niente, se uno mi manda via e resti con l'altro. In fondo avrò sempre fatto una bella cosa. Se la durasse anche solo un dì, me vuoi provare. Andiamo alla posta, prestidosio. Questo è il servitore di Federico Rasponi. Galantuomo! Dov'è il vostro padrone? È il mio padrone, lei in quella locanda. Bene, andate a chiamarlo e ditegli che se uomo d'onore venga giù. Ma che io l'attendo. Ma zio, la sapete che è il mio padrone? Subito! Ma il mio padrone, zio! Meno repliche, giù da cielo! Ma qua la da venire! Subito, che bastone! Oh, mi non so niente, che mando il primo che trovo! Che bastone! No, non sarebbe vero che soffre di vedermi innanzi gli occhi di un rivale! Se Federico Rasponi scampò la vita una volta, non gli succederà sempre la stessa sorte! O io e egli abbiamo da rinunciare agli amori di Clarice, o alla vita. E c'è altra gente alla locanda? Non vorrei essere disturbato. Signor, eccola! Quel solco è il puto a fuoco da tutte le bande. Chi è costui? Io non lo conosco. Oh, mi non so niente. Vado a dare le lettere con sua buona grazia. E Federico non viene. Voglio che mi dica la verità. Signore, siete voi che mi avete domandato? Io? Se non ho nemmeno l'onore di conoscervi? Eppure il servitore che ora di qua è partito ha detto che con voce imperiosa e con minacce avete preteso di provocarmi. Con lui mi intese male? Dissi che volevo parlare al di lui padrone. Ebbene, sono io il di lui padrone. Voi il suo padrone? Egli sta al mio servizio. Ah, o il vostro servitore è simile ad un altro che ho visto stamane, o egli serve qualche altra persona. Egli serve a me, non ci pensate. Quando è così, torno a chiedermi scusa. Non vi è male, ed è qui vicino a nascono sempre. Siete forestiere? Turinese, ai vostri comandi. Turinese, per l'appunto, era colui con quale desideravo battermi. Se mio compaesano, potrebbe essere chi lo conosca. E se gli va disgustato, mi impiegherò per le vostre giuste soddisfazioni. Conoscete voi dunque un certo
Federico Rasponi? Sì, l'ho conosciuto purtroppo. Pretende egli, per una parola avuta dal padre, togliere la sposa, che stamane mi ha giurato fede. Non dubitate, amico, Federico non può involarvi la sposa. Egli è morto. Ah sì? Tutti lo credevano. Ma stamane giunse vivo e vegeto in Venezia, per mio malanno e per la mia disperazione. Badate bene che vi ingannerete. Il signor Pantalone, padre della ragazza, ha fatto tutte le possibili diligenze per assicurarsene ed ha certissime prove dell'essere suo. Ma voi mi fate rimanere di sasso? Ci rimasi anch'io. Ma Federico Rasponi, vi assicuro che è morto. Ed io vi assicuro che è vivo. Voi Federico, fugo dalla giustizia e mi ritrovo davanti il nemico. O egli o io abbiamo da rinunziare agli amori di Clarice o alla vita. Signore, scusate se vi ho importunato. Ditegli che per suo meglio, che abbandoni l'idea di cotali nozze. Silvio Lombardi è il mio nome. Avrò l'onore di riferirvi. Gradirò sommamente la vostra amicizia. Il vostro nome in grazia, posso io saperlo? Orazio Ardenti, per obbedirmi. Signor Orazio, sono i vostri comandi. Ma com'è possibile che una stoccata che passò dal fianco alle reni non l'abbia ucciso? Eppure lo vidi pure io, disteso a terra, involto nel suo proprio sangue. Ma intesi dire che egli era spianato sul colpo? Ma il ferro toccato non l'avrà nelle parti vitali. Potrebbe darsi che morto non fosse. L'essere fuggito subito dopo il fatto che per l'inimicizia nostra fu imputato, non mi ha lasciato luogo di rilevare la verità. Dunque, già che non è morto, sarà meglio che io torni a Torino a consolare la mia diletta Beatrice, che vive forse penando e piange per la mia lontananza. Ah, animo con i... Ah. Oh, oddio, oddio, quello per me, baron, e ti vede in camerata. Sì, senz'altro ritornerò a Torino. Signor, sono qua. Arlecchino, vuoi venire a Torino con me? A Torino, e quando? Ora, subito. Senza Disney. Si pranzerà e poi ce ne andremo. Ah, benissimo, Disney non ti penserò. Sei stato alla posta? Sì, sì. Hai trovato le mie lettere? Che non ho trovato. E dove sono? Oddio, ho confuso le lettere. Di che farò con quelle dell'altro? Animo, da quelle lettere? Signor, sono imbrogliato. Vedrò, ste tre lettere non le viene tutte a ossia. Mandando la posta, ho trovato un servitore che mi conosce, che siamo stati servire a Bergamo insieme, e mi ha pregato di darsi che la lettera per me. Sì, prenderò le mie e le altre te le renderò. E mi pare che ne fosse una. Ma non me la ricordo. Dammele. Oh, cieli. Una lettera diretta a Beatrice? A Beatrice Rasponi in Venezia? Chi è questo tuo camerata che ti ha dato una tale incombenza? Un servitore che cade in un... Pasquale! E chi serve questo tuo Pasquale? Non so. Ma se ti ha detto di prendere una lettera, ti avrà dato il nome del suo padrone? Sì, sì, me l'ha. E qual è il nome? Non me lo ricordo. Me l'ha scritto su un pezzo di carta. E dov'è la carta? L'ho lasciata alla posta. Sì, ma dove sta di casa questo Pasquale? Non lo so. Ma come farai a ricapitargli la lettera? Mi ha detto che ci incontreremo in piazza. Sono in un mare di confusioni. La mia favorita è la lettera del mio camerata. No, questa lettera mi interessa troppo, voglio aprirla. No, signor, non la faccia! Lo sai che avere le lettere di altri è un peccato! Questa lettera mi interessa troppo, è diretta a una persona che mi appartiene di qualche titolo. Senza scrupolo potrò aprirla. No. Ciao, signori, la papa. Illustrissima signora padrona, la direi partenza da questa città ha dato motivo di discorrere a tutto il paese. E tutti capiscono che abbiamo fatto tale risoluzione per seguire il signor Florindo. Florindo? La corte ha penetrato che ella sia fuggita in abito da un uomo e non lascia far diligenze per rintracciarla e farla arrestare.
Io non ho spedito la presente dalla posta di Torino per Venezia, addirittura per non riscoprire il paese dove ella mi ha detto da che pensava portarsi. Ma l'ho inviato a un amico di Genova che poi di là la trasmettesse a Venezia. A Venezia. Se avrò novità di rimarco, non lascerò di comunicare con lo stesso metodo e umilmente mi rassegno, umilissimo e fedelissimo servitore Tonin della Doira. Intesi mai, che lessi? Beatrice, partite a casa sua in abito da uomo per venire in traccia di me. Ella mi ama davvero. Va, caro Lecchino, usa ogni diligenza per ritrovare adesso Pasquale. Rileva quale sia il suo padrone, se uomo, se donna, e se vuoi portarlo qui da me, che a te e a lui darò una mancia sei generosa. Dimmi la lettera che procurerò di trovarlo. Fai attenzione che questa cosa mi preme infinitamente. Ma che lo da corsi aperta! Dimmi che è stato un equivoco, un accidente, non mi trovare complicazioni. Ma a Torino si va più. No, si andrà, non si andrà più per adesso. Beatrice in Venezia. Federico in Venezia. Misera lei se la trovo fratello. Però io tutte le possibili diligenze per ritrovarla. Beatrice. Sta lettera, che la fa quest'altra me poi? Mi dispiace d'averla da portare così aperta. Bisognerà piegarla. Ah, oh, mille. Qua, grazie. Bisognerà volarla, se sapesse come fare. Oh, ho visto la messiora nonna che delle volte la volava le lettere col mamma steca. E me la qua è il punk. Il punk, bello. Voilà. Me vuoi provare? Ma mi dispiace consumare sto tantin de pacca. Ma che vuol pazienza. No. Buono. No! Un'altra volta! Una! No! E invece di aver detto la mia, ho aperto la sua. Così.
Se la cosa fosse così, non vi sarebbe male. Elle est così, da pauvre vieux, la così. L'hai letta questa lettera? Oh. Sai che cosa contiene? No, 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 l'ho ancora del camino, non conosco. L'ha veduta nessuno? Oh. Bada bene. Orsù, io dovrei per un interesse poco lontano. Tu va nella locanda, apri il mio baule, eccoti le chiavi. Da un poco d'aria ai miei vestiti, quando torno si pranzerà. Mo è andata bene, che non la poteva andare meglio. Mi stimo 100 scudi più di quante non mi è meritata. Dite amico, è il vostro padruzzo che è in casa? No. Sapete dove che sia? Niente. Più la casa di Slar? E mi crederà di sì. Dov'è? Convegni a casa. De che sta borsa costi 100 ducati. Oh, però, Ma non posso andare a pedirmi. Ma la diga! La selva! Non viaggio. Non mi ha neanche dito a chi la doveva dare. Ebbene, ritrovato Pasquale? Io no. Però ho trovato uno che mi ha dato una borsa con 100 ducati. 100 ducati per farne che? Dimmi la verità, sì. Aspettavo di denari da nessuna banda. Ho presentato una lettera a un mercante. Comunque, di denari la serie, so. Ma cosa ti ha detto? Chi ti li ha dati? Di darglieli al mio padrone. Bene, sono io senz'altro. Che dubbio c'è? Non sono io il tuo padrone? Sì. E non sa niente dell'altro. Ma non sai chi te li abbia dati? Mi pare di averlo visto da qualche parte, ma... E non me lo ricordo. Sarà un mercante a cui sono raccomandato? E sarà lui, senz'altro. Sicuro di trovarlo a scuola? Dopo Disney lo troverò. Andiamo dunque a sollecitare il pranzo? Ah, andiamo tipo... Mo, le è andata ben che non la potevo andare meglio. La borsa l'ho data a chi la doveva avere. Tant'è, signor Federico, ad essere vostro Mario. Ho da parola. No, sono un bambozzo. Siete padroni di me, signor padre, ma questa, compatitemi, è una tirannia. Quando il signor Federico va fatto domandare, fu una nuova risposta di non volerlo. Allora dovevi parlare. Adesso non sei più a tempo. La soggezione, il rispetto, mi fece la butoline. Fake il rispetto, la suggestione, passa lo stesso anche adesso. Non posso, signore. No, per cosa? Federico non lo sposerà certamente. Vi dispieselo tanto? È odioso agli occhi miei. Anca sì che vive pazzo il modo del far che il piace. Come mai, signore? Non smette che avessi il Silvio e vedere che vi piacerà. Silvio è troppo profondamente impresso nell'anima mia e voi con l'approvazione vostra l'avete ancora più radicato. Tu la banda la compatisco. Animo, bisogna fare delle sessite virtù. Il mio cuore non è capace di uno sforzo sì grande. Fede, animo, bisogna farlo. Signor padrone, è qui il signor Federico che vuole riferirla. Fai lo venire avanti di Zeparon. Ohimè, che tormento! Che avete, signora padrona? Piangete. In verità avete torto. Non avete veduto com'è bellino il signor Federico? Se toccasse a me una tal fortuna, non vorrei piangere. No, vorrei ridere con tanto di bocca. Via, Clarice, lo fate vedere. A piangere. Ma se mi sento scoppiare il cuore! Riverisco il signor Pantalone. Padron reverito. Alare ci veste una borsa con 100 ducati. Io no. Come no? Reputazzo servitore! La manina non se la va a fidare! Tranquillo, signor Pantalone, non si preoccupi. Mi riderà quando torno a casa. Okay. Chi ha la signora Clarice che piange? La novia della sua morte e la causa di sto male. Vedere che col tempo si aggiusterà. Fate una cosa, signor Pantalone. Lasciatemi un momento in libertà con lei per vedere se mi riuscisse ad avere una buona parola. Voglio provarle tutte. Pago e vegno. Via, via mia. Fai un po' di compagnia a tuo novizio, via. Abbi giudizio, Pago. E vegno. Pago. E vegno. E vegno. E vegno.
mano, ma non il cuore. Voi siete sdegnata a me, eppure io spero placarvi. Babbo di Ren Eterno. Se mi conosceste, non direste così. Vi conosco abbastanza per lo sturbatore della mia pace. Questa povera giovane mi fa pietà, non ho cuore di vederla penare. La passione mi fa diventare ardita, temeraria, incivile. Signora Clarice, vi ho da confidare un segreto. Non vi prometto la segretezza, tralasciate di confidarmelo. La vostra austerità mi toglie il modo di potervi rendere felice. Voi non mi potete rendere che sventurata! No, signora. Vi ingannate. E per dimostrarvelo vi parlerò schiettamente. Se voi non volete me, io non saprei che fare di voi. Se ad altri avete impegnato la destra, io con altri ho impegnato il cuore. Ah, cominciate a piacermi. Non pensi che avrei un modo di consolarvi? Temo che mi deludiate. No, signora, non fingo. Parlovi con cuore sulle labbra. E se mi promettete quella segretezza che mi negaste poc'anzi, vi confiderò un arcano che metterà in sicuro la vostra pace. Giuro di osservare il più rigoroso silenzio. Io non sono Federigo Raspone, ma Beatrice, di lui sorella. Che dite mai voi, donna? Sì, tale sono io. Pensate sia aspirato di cuore alle vostre nozze. E di vostro fratello, che non lo citate? Egli morì purtroppo d'un colpo di spada e fu creduto autore della morte sua un amante mio sotto cui queste spoglie mi porto in traccia. Pregovi per tutte le sacre leggi d'amore e d'amicizia di non tradirvi. So che incauta sono stata confidandovi tale arcano, ma l'ho fatto per più motivi. Primariamente perché mi doleva vedervi afflitta. In secondo luogo perché mi pare di vedere in voi che siete una ragazza da potersi compromettere in segretezza. Per ultimo, perché il vostro Silvio mi ha minacciata e non vorrei che, sollecitato da voi, mi ponesse in qualche cimento. A Silvio permettete che io lo dica? No, anzi, ve lo proibisco assolutamente. Bene, non parlerò. Badate che mi fido di voi. Ve lo giuro di nuovo, non parlerò. Ora non mi guarderete più di malocchio. Anzi, vi sarò amica e se posso giovarvi, disponete di me. Anch'io vi giuro eterna la mia amicizia. Datemi la vostra mano. Non vorrei. Avete paura che io non sia donna? Vi darò evidenti prove della verità. Credetemi, ancora mi pare un sogno. Infatti non è cosa ordinaria. È stravagantissima. Orsù, io me ne voglio andare. Dammici la mano in segno di amicizia e fedeltà. Eccovi le mie mani. Non ho nessun dubbio che mi ingagnate. Provi! Muoveremo gratuitamente. Mia mia, te che ti sta molto presto, eh? Non benissimo, signor Pantalone, che l'avrei placata. Bravo, avrebbe fatto più in 4 minuti che in 4 anni. Ma ora sono in un labirinto maggiore. Donca, stabiliremo presto il matrimonio. Non abbiate tanta fretta, signore. Come? Se si tocca il mare ne scondò? E non vado aver preso. No, non voglio che mi succeda disgrazie. Sarà necessario che prima accomodiamo le nostre partite e vediamo il nostro conteggio. Sì, queste le cose che si fa in dore. Domani daremo l'anello. Gente, signor padre. Va a questo punto a dire le parole a Sir Silvio. Non le irritate, per amor del cielo. Cosa che? Ne che vuoi studiò? Non dico questo, ma... Mai mo, se finia. Ciao, signori. Udite. Se Maria è bugger. Piuttosto. Domani la desponiamo. Ciao. Ah, signora Beatrice, esco da un affanno per entrare in un altro. Abbiate pazienza, tutto può accadere fuorché io vi sposi. E se Silvio mi crede infedele? Durerà per poco l'inganno. E se gli potessi svelare la verità? Io non vi disimpegno dal giuramento. Che devo fare, dunque? Soffrirete un poco. Dubito che sia troppo penosa una tal sofferenza. Non dubitate che dopo i timori, dopo gli affanni, riescono più graditi gli amorosi contenti. Non posso lusingarmi di provare contenti finché mi vedo circondata da pene. Ah, purtroppo egli è vero. In questa vita o si pena o si spera e poche volte si gode. Thank you.
accomodarsi fuori. Luci. Questo vino buono e fino sia in onore ad Arlecchino. Prosit. Questo vino è un po' pochino. Forza, un altro bicchierino. Se non stai un po' di vino, ti do un colpo sul copino. Devo più. Devo. So che cosa volete dire. Pareva a prima vista che il contratto col turinese fosse indissolubile, perché stipulato per via di contratto, ma quel contratto era seguito fra voi e lui, il nostro invece confermato dalla fanciulla. Se è vero, ma... E sapete bene che in materia di matrimoni... consensus et non con... concubitus facit virum. Se mi non so del latino, ma ve dico. Cioè. E le ragazze non bisogna sacrificarle. Avevo altro da dire. Per me ho detto. Avevo finito. Finito? Posso parlare? Parlate. Ve dico, con tutta la vostra potenza. Ma circa la dose ci aggiusteremo. Poco più, poco meno, guarda. Ah, siamo da capo, volevo lasciarmi parlare. Parlate. Parla sempre lui. Ve dico che la vostra dottrina, la sebella è buona, ma in sto caso non la conclude. Cosa? E voi comportereste che sei quanto al matrimonio? Via Fia sei contenta. Che difficoltà posso avere? Vieni a sto punto a cercarne voi, di signor Silvio, per dirvi questa cosa. Mi dispiace tanto, ma non che vedo remedio. Signor Pantalone, ricordatevi che l'avete fatto a me. Che l'avete fatto alla casa, Lombardi. E verrà il tempo in cui me la dovrete pagare. Sì, verrà il tempo. Omnia tempus avent. Ma bene che me mando. Non ho paura di voi. E non mi importa un figo. Stimo più una casa Rasponi che 100 case Lombardi. A bel dire, mio padre, chi si può tenere si tenga. Schiavo suo, signore. Padrone reveritto. Ho inteso da mio padre un certo non so che. Crediamo poi che sia la verità? Se l'avete intesa da suo padre, se è la verità. Sono dunque stabiliti gli sponsali della signora Clarice col signor Federico? Sì o sì, stabiliti e conclusi. Mi meraviglio che me lo diciate con tanta temerità. Uomo senza parola, senza reputazione. Agli uomini della mia sorte, non si tratta così. E non so cosa mi tenga, che non vi passi da parte a parte. Non so mica una rana. In casa mia siete una vaste pulare. Venite fuori di questa casa, allora. Agli uomini della mia sorte, non che si porta rispetto. Siete un vile, un codardo, un plebeo. Sono un poco di temerario. E giuro al cielo... Aggiunto! Ecco. Aggiunto il sorcello! Sono in vostra difesa! Mi raccomando! Era appunto con te, desideravo battermi! Aggiunto! Voi me, fermate! Bella Clarice, in grazia vostra, dono a Silvio la vita. E voi, in ricompensa della mia pietà, ricordatevi del giuramento. Silvio mio, siete salvi? Ah, caro Silvio! Caro d'un amante schernito, d'uno sposo tradito? No, Silvio, non merito i vostri rimproveri. Vi amo, vi adoro, vi sono fedele. Ah, menzognera, sento che Federico vi ha impegnato con un giuramento. Che cosa dunque giurate? Compatitemi, non posso dirlo. E perché mai? Perché giurai di tacere. Segno dunque che siete colpevoli. No, sono innocente. Vaporisco con tutta l'anima. Morirò se non vi placate. Vedrei più volentieri il vostro sangue dell'infedeltà vostra. Vi saprà con piacere. Sì, quella spada potrebbe vendicare i miei torti. Così barbaro con la vostra Clarice. Voi mi avete insegnato la crudeltà. Dunque, bramate la morte mia. Non so che cosa io bramo. Vi saprà soddisfare. Fermatevi! Che diamine fate? E voi, cani ripiegati, l'avreste lasciata morire? Che cuore avete di tigre, di leone, di diavolo? Guardateli il bel soggettino per cui le donne s'abbiano a sbudellare. Oh, siete pur buona, signora padrona. Non vi vuol più, forse? Chi non vi vuol, non vi merita. Vada all'inferno questo sicario. E voi, venite meco, che degli uomini non ne mancano.
Mi impegnerò avanti sera a trovarvene una dozzina. Oh, ingrato, è possibile che la mia morte non vi costasse un sospiro? Sì, mi ucciderà il dolore. Morirò e sarete contento. Ma vi sarà nota un giorno la mia innocenza. E tardi ormai, pentito di non avermi creduto, piangerete la mia sventura e la vostra barbara crudeltà. Questa è una cosa che non so capire. Vedere una ragazza che si vuole ammazzare e starla lì a guardare come se vedeste rappresentare una scena di commedia. Pazza che sei! Credi che ella si volesse davvero uccidere? Non so altro che se non arrivava a tempo la poverina sarebbe ita. Ci mancava ancora tanto prima la spada giungesse a te. Se stava lì per entrare. Sì, tutti i trucchi di voi altre donne. Donne, sì. Donne. Se fossimo come voi. Dirò come dice il proverbio, noi abbiamo le voci e voi altri avete le noci. Le donne hanno la fama di essere infedeli e gli uomini commettono le infedeltà più non posso. Delle donne si parla, mentre degli uomini non si dice nulla. Noi siamo criticate e a voi altri si passa tutto. E sapete perché? Perché le leggi le hanno fatte gli uomini. E che se l'avessero fatte le donne si sentirebbe tutto il contrario. Se io comandassi vorrei che tutti gli uomini fedeli portassero un ramo d'albero in mano. E so che tutte le città diventerebbero ostili. Ma assieme volete modo che io possa ritrovarvi qui, Beatrice. Elma di, quando mordirà il pranzo, e lui è il vapore di casa. La roba la sarà andata male. Voglio andare alla posta? Ci voglio andare da me? Magari qualcosa le leverò. Signor, la sabbia che in sto paese bisogna mangiare. E se non si mangia, ci si ammala. Devo uscire per una parte per mura. Se torno a pranzo bene, sarò a mangiare stasera. Se vuoi tu puoi preparare da mangiare. Quella così, che la sei comoda, che la separo. Questi denari pesano, metti nel mio baule. La. Eccoti la chiave. La serva che porto la chiave. No, me la darai. E se non vengo a pranzo, vieni nel piazza, che aspetterò con impazienza che ti abbia ritrovato codesto Pasquale. Manco male, che maledito che mi faccia fare chiarde di snar. Se lui non vuol mangiare, lasciamolo andare. La mia complessione non l'è fatta per digiunare. Vado a mettergli a sta borsa. Arlecchino! Il signor Pantalone dei Bisognosi ti ha dato una borsa con 100 ducati? Sì, sì, è bella. E perché dunque non me la dai? È perché mi ha detto di dargli al mio parò. Bene. Il tuo padrone chi è? Ah, è Lucio Ia. Eccoli. Sono giusti? Mi non li ho ducati. Vi è il padrone della locanda? Sì, è Jack. Digli che avrò un amico a pranzo con me e che presto procuri di accrescere la tavola più che può. E quanti piatti comandena? Il signor Pantalone non è uomo di gran soggezione. Digli che faccia 5-6 piatti, qualche cosa di buono. Oh. E se la comanderà tu? Sì, ordinato, fatti onore. Io vado a prendere l'amico che è qui poco lontano. Quando torno si pranzerà. La servo subito. Tieni questo foglio, mettilo nel baule. Bada bene, che è una lettera di cambio di 4.000 scudi. 4.000? Oh! La servo subito! Subitissimo! Oh. Qua bisogna vedere del passo, no? La prima volta che sto parlo mi ordina un disnar. Vuoi far che vedere se sono di buon gusto? Vado a mettere via questa lettera? Ma no, la metterò via dopo. Non vuoi perdere tempo. Oi là! Demi su! Chiamami Messer Brighella! Dite che ho qualcosa da dire.
non così se tanto in un disnar, in tele pietanze, ma in tela disposizione. Val più una bella disposizione che una montagna di piatti. Costa una fiora di me, costa come dove mi. E il mio parò, caro amico di Snar, è sborrato più la tavola, ma presto subito, avevo bisogno così. Da me che è sempre tutto. In mezza ora posso mettere all'ordine qualsiasi di Snar. E cosa ne darà? Per due persone faremo due portate, da quattro piatti l'una, andrà bene? E il mio parò ha detto 5-6 piatti, 7-8 non va male. Ma cosa che saresti piatti? Che come prima portata vi daremo la soppa, e l'eso, e il fritto, tre piatti, li conosco, ma il quarto non so cosa che sia. È un piatto alla francese. Un intero. Una buona vivanda. Ah, benissimo. E come seconda portata? Che daremo l'arrosto, l'insalata, un pezzo di carne pastizzata. E un po' di. E un po' che? Anche qui, con un piatto che non conosco. Cos'è sto budellin? Ho detto un po' di. Un piatto all'inglese. Una cosa buona. Ah, benissimo. Ma come disporremo la tavola? Non è una cosa facile a cambiare il farà lì? No. Non così se non disdar in tutte le pietanze, ma in te la disposizione dei piatti. Metteremo ad esempio qua la stufa, qua e l'eso, qua e il fritto, e il fratello. Ma no, non mi piace! E in mezzo, non che niente? Bisognerà che fessimo 5 piatti. Dunque, facciamo sti 5 piatti. E in mezzo che metteremo la salsa. Bene, adesso. No. E in mezzo, come la minestra. E dopo la banda, la salsa. E da salsa, è l'eso. Oh, no, non faremo niente. Voi altri locandieri, saperli a cucinare, ma non saperli a mettere in tola. Ma ve insegno qui. Per esempio, fai conto che questa è la tavola. Pulisci. Ecco. Osservi come disporremo sti 5 piatti. Per esempio, qua la minestra. Qua la salsa. E qui l'eso. La carne pastizzata e il fracastoro. No, è qua, il fracastoro. E cosa per fa? Ma la salsa è troppo lontana dal letto. La salsa, io sarò una pochettina al letto. Che cosa fai, signore? E mettilo in tavola, su. Che fai, è quello? Questa è la mia cambiale. La compatizza giù. La torneremo lì. Briccone, così ti dico tu delle cose mie. Di cose di tanta importanza tu meriteresti che io ti bastonassi. Che dite, signor Pantalone? Si può vedere una sciocchezza maggiore di questa? Ma in verità la vera ride. Saverame massero che fussi delle mediaghe. Ma mi ne faccio un'altra e le si aggiustava. Tant'era che la cambiale veniva di lontan paese, signor Antaccio. Oh, no, tutto il male veniu perché Righella non saperi a mettere in tola. E trova difficoltà sempre in tutto. A me? Sono uno che sa. Va via di qua. Zio. Va via, ti dico. Ma non l'ho capito quell'uomo. Certe volte è un furbo e certe volte è un alloco. Lo fa, lo sciocco il briccone. E beh, ci darete voi da pranzo? Se lavoravi 5 piatti bisognerava un poco di tempo. Cos'è sti 5 piatti, ste portate? Alla buona, 4 risi, un par di piatti e ciao. Mi non sono un uomo di sta suggestione. Sentite, regolatevi voi. Benissimo, ma avrei avuto che se qualcosa mi piacesse me lo dicesse. Sì che fosse...
delle polpette! 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 Che stacco col mal di dente, vedete? Sentite? Delle polpette! Bellissimo! Polpette. La sei comoda in quella camera! Adesso che metti in tola! Polpette! Dite ad Arlecchino che venga a servire! Ve lo dirò, io! Se una certa locanda sulla Canal Grande, in fase alle fabbriche di Rialto, in dopo che si mangia molto bene. Sono sta un paio di volte con dei galantomini, di quei della buona stampa, e sono sta così ben che come la ricordo ancora me consolo. Tra le altre cose mi ricordo di un certo vin de Borgogna che dava il becco alle stelle. Ah, se sapeste che compagnia che sei quella! Che cuori tanto fatti, che sincerità, che schiattezza, che belle conversazioni che si è fatto alla zueca. Si è benedetti, 7-8 galantomeni, che non gesei so compagni a sto mondo. A mettere in tavola da bollita e non dalla zuppa? Signore, la sabbia che a Venezia, la menestra la si serve per ultima. Oh, io questo voglio versare in te. Voglio la zuppa, mi porta in cucina quel piatto. Subito. E spingiti che voglio riposare. Certo. Te sempre bisogna aspettarlo. Arlecchino! Sono qua. Presto, perché in quella tavola che mi ha portato a respirare. E portato subito la menestra. Bravo. Arlecchino! Ecco qua. Arlecchino! Arlecchino!
troppo male, ma no, ma no. Una vera. L'altra per qua. E l'altra qua. E l'altra per qua. E questa qua. Oh. Au! Arlecchino! Oh, aspetta! Qua! Scalda il polpetto! Oh. Questo è un budino all'inglese. Oh, ma... Oh, è la casca! Ma chi parlo? Al vostro padrone. Ah, giusto. Ma... Oh, bello. Ma... Sta pietanza. Cos'erano? E me par pulita. La serie è una bella cosa? Sì, che fu pulita. Oh, non le... Oh, Giorgio! Ma le casca! Arlecchino! Dove diavolo è costui? Ed è qua! Mi ha altro da mangiare? E vado a vedere! Spingiti, devo riposare! E subito! Tu vuoi dire, non ti per me! È il cascatoppo! Oh! 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 Ma, allora, porta che frutti! Presto! Gran furia, subito! Brava! Ma non porta questo, va! Oh. Ecco i frutti! Dove siete? Sì, sono qua! Volete altro? Vado lì, aspetta! State di qui, state di là! E ho un diavolo costui! Mi sono volato! Parecchio per me! Ho piacere! Ah! Oh, tocco su il mio budin! Non quello, questo! Ah! Ah, ma... Ma ho servito due baroni senza che nessuno ha saputo dell'altro. Ma se ho servito due baroni, adesso voglio mangiare per quattro. Sembra una cosa ben fatta, tanto più che in compagnia del signor Pantalone dei Bisognosi. Il mio padrone, peggio, non ci vengo. Volete che faccia venire il suo servitore? Quel moretto? Sì, per l'appunto. Sì, mandatelo. Ho inteso, il moretto le piace. Non si fa pregare di farsi scorgere sulla strada. Se il mio padrone mi vede, che cosa gli dirò? Dirò che venivo in traccia di lui. Ecco la bella accomodata, non mi mancano rimpiedi. Oh. Chi è? Chi è che mi domanda? Sono io, signore, mi dispiace avervi portato. Oh, niente! Sono qua, ricevo i suoi comandi. Mi immagino che fosse tavola, per quel che vedo. Era tavola, ma che tornerò. Davvero, mi dispiace. E mi, con gusto, per dirla, con la pancia piena. Ma i quei bei occhietti, io è giusto a proposito per farmi digerire. Egli è pure grazioso. Metto giù il flaschetto e sono subito da voi. Cara. Mi ha detto cara.
La mia padrona manda questo biglietto al signor Federico Rasconi. Io nella locanda non voglio entrare, onde ho pensato di dare a voi questo incomodo che siete sul servitore. E glielo porterò, ma la sappia che anche a me ho da fare una masata. Per parte di chi? Oh, per parte di un galantomo. Diseme, conosciamo un certo Arlecchino Batocio? Mi pare averlo sentito nominare una volta, ma non me ne ricordo. L'ombelomo, basto tracagnato, calparna, vai, è la maestra delle cerimonie. Io non lo conosco assolutamente. E pur non lo conosce, è innamorato di voi. Oh, mi burlate. E se potete sperare in un tantin di corrispondenza, dirò, dirò, signore, se lo vedesse mi desse nel genio sarebbe facile che gli corrispondesse. Vuole che glielo faccia vedere? Lo vedrò volentieri. Non è lui, dunque. Questa storia non la capisco. L'ha visto? Chi? Oh, quello che l'ha innamorato delle sue bellezze. Io non ho veduto altri che voi. Ma siete voi forse quello che dice di volermi bene? Insomma. Perché non me l'avete detto alla prima? Perché sono un poco vergognosetto. Farebbe innamorare i sassi. Tocca, cosa dice Mela? Dico che... La diga. Oh, anch'io sono vergognosetta. Se ci unissimo insieme, faremo un matrimonio di due persone vergognosetti. Io mi date un segno. E la puttaila. Oh, non si domanda nemmeno. E vuol dire? No, certo. Anzi, vuol dire sì, certissimo. Arca, mi son punto. Io mi sarei maritata 50 volte, ma non ho mai trovato nessuno che mi desse nel genio. E mi posso sperare tutta che in simpatia? In verità bisogna che lo dica. Voi avete un non so che... basta, non di quattro. E uno che la volesse per moglie, come hanno da fare? Io non ho né padre né madre, bisognerebbe dirlo al mio padrone, alla mia padrona. E cosa dirà il suo padre? Diranno che se sono contenta io. E cosa dirai là? Dirò che se sono contenti loro. Oh, non occorre altro. Dimmi la lettera che vi porto subito la risposta. Ecco la lettera. Sapi cosa che la contenga? No, e se sapessi che curiosità avrei di saperlo? Non voglia che fosse una lettera di sdegno da parte del mio padre. Chissà, d'amore non dovrebbe essere. No, meno che la porto se non so cosa che la contenga. Si potrebbe aprirla, ma poi se l'altra ti voglio. Oh, la saprà mia. A serare le lettere sono fatte apposta. Aspettiamola con pulizia. Oh, che avete fatto? L'ho aperta. Su, leggetela. Leggi la V. E il carattere della sua parola lo sapevo intendere meglio di me. Per dirla, io non capisco niente. E neanche a me, neanche una parola. Cosa ne avevo capita? Aspetta, insegniamoci. Qualcosa capisco. Anche io intendo qualche lettera. Per esempio, questa non era un M. O poi una R. Non era un M, che poca differenza. Mia. No, state zitto che credo sia una M. Mia. No, non dirà mia. Dirà mio. No, che mia la protetta. È giusto per questo, dirà mio. Cosa avevo fatto? Niente, signore, venivo in trazzo di voi. Cosa volevo da me? La padrona mi cerca. Che foglio è quello? È un pezzo di carta. Lascia vedere. Come? Questo è un biglietto che viene a me e il degno sempre si aprono le mie lettere. E dite che ti è il terzo? Io non so niente, signore. Osservate, signor Pantalone, un biglietto della signora Clarice in cui mi avvisa delle pazze gelosie di Silvio. E questo briccone mi dà. Io non so niente. Chi ha aperto questo biglietto? Mi no. Ma chi l'ha portato? Arlecchino la portava suo padrone. E Smeraldina la portava da Arlecchino. Che Arlecchino, non ti voglio più bene. Ti ripeto che la disgraziata ti ha fatto sta operazione. Non so chi mi tenga a darti una mano in del muso. Le mani nel muso non me l'ha mai date nessuno e mi meraviglio di voi. Così te mi rispondi? Non mi pigliate, avete degli impedimenti che non potete correre. Come pettegola? Te farò vedere se non posso correre. Leggia però, non mi dà. Dove vai?
Smeraldina, tu sei stato piccone. Una e una due, due lettere mie aperte in un giorno. Vieni qui. No. Vieni qui. Ma no. Dalla casa, è capo. Come? Si passò dal mio servitore. Vieni, briccone, così imparerai ad aprire le lettere. Sangue di me, corpo di me, così si tratta gli uomini della mia sorte, i servitori, quando non serve, se manda via, non se bastona in sta maniera. Che cosa dici? Dico che non se bastona così i servitori di altri, è un affronto che l'ha ricevuto il mio parun. Sì, è un affronto che ricevo io, ma chi è colui che ti ha bastonato? E mi, non so. Perché ti ha battuto? E perché ho sputato la scarpa! E ti lasci bastonare così e non ti muovi, non ti difendi nemmeno! Esponi il tuo padrone ad un affronto, ad un precipizio! Ah sì, da un poltronaccio che sei! Se ti piace il bastonato, no. Ti darò gusto! No! Mi piace.
questo e ingannava qua. Poi qua. Olive! Ma, Mino sull'Olive. Oh! No! Senz'altro. Ma come è morto questo tuo padrone? E che venù un accidente e andà. Ma e dove è stato sepolto? E non è stato sepolto, ma il suo padre di Otto ha avuto la licenza di metterselo in una cassa e portarglielo nel suo paese. Questo servitore è forse quello che ti fece prendere la lettera alla posta? Sì, è Gerù Pasquale. Era ella senz'altro. Non vi più speranza. Beatrice è morta. Misera Beatrice. I disagi del viaggio, i tormenti del cuore l'avranno uccisa. Non posso reggere. Eccesso del mio dolore. Beatrice! Beatrice! Marun! La giacca! Un poco di aria ai vestiti. Hai fatto? Sì o sì. Apri e dammi. Quell'altro baule di chi è? Quello? Adesso. No. Quello? Quello. Quello? Quello. Non quello, quello. Ma questa è la mia. Quel baule. Ah,
Ma questo... Ledo un forestiero. Dammi un libro di memoria che troverai nel mio baule. Ero questo? Sì, sarà questo. No, non è questo. Di chi è questo libro? Mi, non so. Ohimè. Queste sono due lettere da me scritte a Florindo. Queste memorie, questi conti appartengono a lui. Se sei Federico, si sentiva niente? Niente? Arlecchino, come nel mio baule hai questo libro che non è mio? Mi, non so, e no. Presto, non ti confondere, dimmi la verità. Zio, che domando scusa, quel libro è roba mia. Questo libro tu non lo conosci e me lo dai invece del mio. È mio da poco e così subito non lo riconosco. Dove hai avuto tu questo libro? L'ho ereditato da un po' che l'è morto. Quanto tempo è? Una settimana, 10 o 12 giorni, non mi ricordo. Com'è possibile se io ti ho ritrovato a Verona? E giusto allora venivo dalla morte del mio forum. Questo tuo padrone aveva nome Florindo? Giù sì, Florindo! Di famiglia Recusi. Ah, Recusi! Sì! Sì, sì. Ed è morto sicuramente? Morto, sì. Di che male gli è morto e dove è stato sepolto? No, non le sta sepolto, ma le casca giù il canale e ne ca... Morto. Oh, ma è felice! Morto Florindo, morto il mio bene, morto è l'unica mia speranza. A che ora mi serve questa inutile vita se morto è quello per cui unicamente viveva? Oh, vane lusinghe, cure gettate al vento, infelici stratagemmi d'amore. Lascio la patria. Abbandoni i parenti. Vesto spoglie virili. Tutto fa per Florindo. E il mio Florindo è morto. Sventurata Beatrice, era poco la partita del fratello se non ti si aggiungeva quella ancora dello sposo. Ma se io fui la cagione delle morti loro, se io sono la rea, perché contro di me non sarno al cielo a vendetta? Inutile il pianto, vane sono le querele. Florindo è morto, in me il dolore mi opprime, più non vedo la luce. Idolo mio, caro sposo, ti seguirò disperata. Arlecchino! Vattene! Donna! Femmina! Oh, che meraviglia! Mi resto confuso! E mi sono incantato! Ma questo è un delle parole assassine! Ciao! No, non sono più servitore di due paroni, ma... E un paron? E una padrona! Paron! Paroni! Non sei vero niente, lasciami parlare in vostra malora. E allora parlate che il cancro mi mangi. Mi viene voglia di torturarlo a pugni. Mi dico che mia figlia Sevole sarà moglie di vostro figlio. Obbligatissimo, non vi incomodate. Mio figlio non è di si buono stomaco. Datela, signor Turinese. Cos'è dire che sei qui in Turinese? Non mi dire così. Sia che se si voglia, vostra figlia è stata sveduta con lui ed ho sufficiente. No, perché quello non che... voglio senti altro. Ma sono ad ascoltare, sarà peggio per voi. Lo vedremo, per chi sarà peggio. Oh, mia figlia è stata appunto onorata. Vada, andiamo. Ma che vestracine. Vecchio, senza parola, senza reputazione. Chi è tu maledetto? Sei una bestia, vero?
vestita da uomo costui. Coggio mai potesto dir che sei una donna. Ma no, non mi vuole lasciarmi parlare. Ma se qua quella spisetta adesso io. Aspetta qualche altra giornata. Ecco, pantalone, mi sento tentato di cacciare la spada al petto. Signor Silvio! Guardate che una buona novia! Se la se degnasse della starmi parlare, mi se la fosse come quella masera de molinda so sorpare. Sarini! Parlate! Benino! Matrimonio tra mia figlia e il signor Federico Lena Monte. Non mi ingannate? No, vi dico la verità. E se non la sei più di quello, amor, mia figlia sei pronta a darga la mano. Oh cieli, voi mi ritornate alla morta vita. Via, non sei tanto bestia come si fa. Ma oh cieli, come potrò stringere la zero con lei che con un'altra amante ha così lungamente parlato? Alle curte, Federico sei diventata Beatrice. Non vi capisco. Sventura delle gnome, quello che si credeva Federico Raspi si è scoperto per Beatrice sua sorella. Bestia l'uomo? Bestia l'uomo! Ora la capisco! Alle tante! Come andò? Raccontate! Ah, vieni, in casa! Mia figlia non sa niente, con un racconto soddisfarò tutti voi. Vi seguo e vi domando, mi mette perdono se trasportato. A monte, so cosa sia amore. Andiamo, figlio mio. Chi è più felice di me? Qual cuore può essere più felice del mio? Lasciatemi, per carità! Questa è una disperazione, non riuscirà a impedirmi. Una falsa novella della vostra morte. E chi vi fece credere me è morto? Il mio servitore. Il mio parimenti fece credere voi estinta. E trasportato dal qual dolore voleva privarmi di vita. Questo libro fu cagione che io vi prestai fede. Questo è il mio libro. Come passò nelle vostre mani? Ah sì, vi sarà pervenuto come nelle mie tasche ritrovai il mio ritratto. Ecco il ritratto che io vi darò a Torino. Quei ribaldi dei nostri servi, sai il cielo che cosa avranno combinato? Essi sono stati la causa del nostro dolore e della nostra disperazione. 100 favole mi ha raccontato di voi. Ed altrettante ne odio di voi, dal servo mio tollerato. Ma ora dove sono costoro? Più non si vedono. Cerchiamo di loro e confrontiamo la verità. Di là, vi è nessuno? La comandi? I nostri servitori dove sono? Mi non lo so, signori, se può cercare. Sì, cercateli e portateli qui da noi. Mi ne conosco altro che uno, glielo dirò ai camerieri, lo riconoscerà tutti e no. Vieni qui! Non ti vogliamo fare alcun male. Non aver paura. E mi ricordo ancora delle vostre mani. Questo l'avevo trovato. Se troveremo l'altro lo faremo venire. Sì, è necessario che ci siano tutte e due in una sola volta. Orsù, Nara ci comandò il cambio del ritratto e del libro e tu, tanto quanto l'altro bricone, vi unisse a farci disperare. Signor, la favore sono parole di smorte. La sappiamo, che funziona. È che un servitore di non Pasquale. E lui che ha confuso i bauli e quel che andava di un buon l'ha messo in quell'altro e senza che mi me la colza. E mi, che sono de buon co, che per gli amici mi fuori a sbudelare, ho trovato di quelle belle invenzioni. Quindi il servitore che ti fece prendere la lettera alla posta è il servitore della signora Beatrice? Sì, sì, Pasquale. Vorrebbe che io bastonassi te e Pasquale nello stesso momento. In tal caso mi prenderò le bastonate
mie e del Pasquale. Signora la battitrice, costumi, ma dicendo... No, 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 signor! Non lo dico niente di Pasquale! Piuttosto la dica che sono stata mia! Sei così amoroso con questo Pasquale? Sì, sì, che voglio ben come se fosse il mio re. È un dioperatore molto amoroso? Sono qua. Che lungo discorso hai tenuto col signor Florindo? Signor, la sappia che la colpa di tutti questi negozi non è mia, ma è di Pasquale, che è il servitore di quel signore. E lui che ha confuso il baule, e quel che andava in un baule l'ha messo in quell'altro, quel mammaluco. E senza che mi me la corcia. Perché accusarti di una colpa che asserisci di non avere? È per amor di Pasquale. Chi? Pasquale. Tu e Pasquale siete due bricconi. Orsù, signora Patrice, i nostri servitori meritano di essere puliti, ma in grazia delle nostre gioie possiamo loro perdonare. Sì, ma il vostro... No, signor! Non la dica niente di Pasquale, piuttosto la dica che sono stata mia. Orsù, io me ne voglio andare dal signor Pantalone. Vi andrebbe di venire con me? Ehi, devo aspettare un banchiere a casa, se avete così tanta premura verrò più tardi. Sì, io voglio andarci subito, vi lancio un patto se non venite. Ma io non so dove stia di casa. Io sono mi, la compagnia. Vado a terminare di vestirmi. La servo subito. Caro Florindo, gran pene che ho provato per voi. Le mie non sono state minori. Voglio pregarla di una grazia. Che cosa vuoi? Sappia che anche mi sono innamorato. Innamorato? Sì, della serva del signor Pantalone. E vorrei che voi mettessi una parola. No, c'entro io. Non dico che la c'entra, ma vorrei che voi mettessi una parola per me al signor Florini, al signor Pantalone. Pantalone. Ma... se... ma come la manterrai la moglie? Mi raccomanderò a... Pasquale. Raccomandati a uno con un po' più di giudizio. Se non faccio giudizio adesso, non lo faccio mai più. Ammissione, a prontezze, a camole, sfido il primo cittadino Torino. Non essere così ostinata. Vede che il zepentito, il signor Silvio, che ti domanda perdon. Se avrà fatto qualche debolezza, l'avrà fatto per amore. Anche amico perdonai i stranvesi e ti chiedi da perdonare anche a te. Misurate la vostra pena dalla mia, signora Clarice, e tanto più assicuratevi che io vi ama davvero, quanto più il timore di perdervi mi aveva reso furioso. Alle preghiere di mio figliolo aggiungo le mie. Signora Clarice, mia cara nuora, compatitelo, poverino, è stato lì per diventare pazzo. Via, signora padrona, cosa volete fare? Già con uno o con l'altro avete da maritarvi. Chirò come si dice agli ammalati, già che avete da prendere la medicina, prendetela. Via, sei visto. Smeraldina, al matrimonio, che le dice medicamento? No, no, non è né medicamento né veleno, no. Matrimonio è una confezione, un giurebbe, un condito. Possibile che un accento non ha da uscire dalle vostre labbra? So che merito di essere punito, ma per pietà punitemi con le vostre parole, non col vostro silenzio. Eccomi ai vostri piedi, muovetevi in compassione di me. Crudele. Sentite questa sospiradina, buon segno. Il sospiro è come il lampo, foriero di pioggia. Ma oddio, il luogo del sangue del mio bene. Prendetemi quello che mi sgorga dagli occhi. Bravo! Ah, crudele. Ecco, animo! Levemi su! Vieni qua, cavusura! Animo, torni a toccare che manco fi base. Non pianzi più, consolere femmina. Tole, che il cielo benedica! È fatta! Fatta, fatta! Beh, signora Clarice, per carità, ingrato. Cara, inumano, anima mia, cane, viscere mie, la va, per la morte del cielo, perdonatemi. Ah, vi è perdonato. Io sì, vi ho perdonato. L'ammalato disposto, dategli il medicamento. Con buona grazia si può venire. Ah, vedi, comparmi, tela. Voi sei quello che m'ha da intendere delle belle fondoni, che m'ha assicurato il signor Federico, c'era quello,
che dirò, signor? Io ero a Doppia Dei, che se no mi chiamava come un po' spartito, e con quegli abiti mi ero da giocare la testa col giro lui. Animo, lei si è passata. Cosa che erano io? La signora Beatrice è qua che la vuole avere per dire. Fai la venire avanti con le zappavona. Signori, eccomi qui a chiedervi scusa e domandarvi perdono se per cagione mia aveste dei disturbi. Niente, amica, venite qui. Ehi! Come? Nemmeno una donna? Quegli abiti mi fanno ancora specie. Animo, signora Beatrice, che per essere donna e che per essere giovane la gamba è coraggio. Troppo spirito, padrona mia. Amore, sa fare delle gran cose. Ora che sono felice io, vorrei che tutto il mondo godesse. Vi sono altri matrimoni da fare? Si facciano. E signore, mi sarebbe il mio. Con chi? Col primo che viene. Trovale, sono qua. Voi? Per fare cosa? Per un poco di dote. Non ho bisogno di voi. Ha paura che glielo mangino, ci ha preso queste. Falso reverenza, sti signori. Un signor Fari, Grindo, dov'è? Le di là che vorrei venirla, se la si contenta. Si contenterebbe, signor Pantalone, che passasse il signor Florindo? Se no, mi così fatto. Sì, il mio sposo. Ah. No. Sì, che resta servito. Giovenotta, per il riso. Addio, Morettino. Parleremo. Di che? Se volesse. Perché no? Parleremo. Signora Padrona, con grazie di questi buoni signori, vorrei pregarla ad una carità. Anch'io sono una povera giovane che cerca di collocarsi. Mi sarebbe il servitore della signora Beatrice che mi vorrebbe. Se lei dicesse una parola alla sua padrona che si contentasse che mi prendesse, sarei felice di farla mia fortuna. Certo, Smeraldina, lo farò volentieri. Appena potrà parlare con Beatrice in libertà, lo farà certamente. Costesti grazie, credi? Niente, signore, mi diceva una cosa. Posso saperla? Gran curiosità, e poi dicono di noi donne. Servitore umilissimo di loro signori? Siete voi il padrone di casa? Tommy! La signora Beatrice deve essere la mia sposa e se voi non insegnate a onorarci, sarete prologo delle nostre nozze. Va, quel che sarà farsi è falsa, dai! Animo, lega la mante! Sono pronta, signora Beatrice. Ecco, la signora Florinda, non si fanno pregare. Tutto sei giusta, tutto sei migliore. No, e manca il mezzo, signori! Con chi? Con cosa? Signora, se ricorda cosa che mi ha promesso? No, non mi ricordo. E domandare che Smeraldina per me moglie. Ah sì, ora me ne so viene per subito. Signor Pantalone, benché sia la prima volta che l'ora di conoscervi, mi fa ardito di chiederne una grazia. La dica in quel che posso, la servirò. Il mio servitore bramerebbe come sposa la sua cameriera. Avrete difficoltà ad accordargliela? Ma cosa dice lei la parola? Se potessi credere davvero a star bene. Se l'uomo di qualcosa sto suo servitor. Per quel poco che lo meco, è fidato, mi pare di abilità. Signor Florindo, voi mi avete preceduto in una cosa che dovevo fare io. Dovevo io proporre le nozze della mia cameriera per il servitore della signora Beatrice. Voi avete detto la vostra, non occorre altro. Quando voi avete questa premura, mi ritiro e vi lascio in benissima libertà. Non sarà mai vero che io voglia permettere che le mie premure siano preferite alle vostre. E poi, per dirvela certo impegno, proseguite pure col vostro. Voi lo fate per complimento? Signor Pantalone, quello che detto sia per non detto, per il mio servitore non vi parlo più, anzi non voglio proprio che la sposi. Se non l'ha da sposare il vostro, non l'ha da sposare neppure quell'altro, la cosa deve essere perlomeno pari. Oh bella, Lori fa complimenti e mi resto senza moglie. Dove non è che non ne avrà nessuno. Animo, sta puta che voglia di maritarsi, digla uno o all'altro. Il mio no lo voglio far certo tolto alla signora Clarice. Meglio permetterò che venga fatta al signor Florindo. Oh, no, signori! Sta facendo la giusto lì. Signor Florindo, non ha la domanda a Smeraldina per il suo servitore. Hai sentito tu stesso? E la signora Clarice non ha la domanda a Smeraldina per il servitore della signora Beatrice? Con così, Smeraldina deve la mano. No. Per cosa volevo che avete la gamba? È perché mi sono il servitore del signor Florindo e della signora Beatrice. Signor Florindo, chi mi ha pregato di domandargli a Smeraldina per il suo servitore? Voi l'avete pregato? E la signora Clarice, lei che intendeva che fosse Smeraldina? Di te? Ecco, Smeraldina è mia. Il vostro servitore dov'è? Eccolo qui, non è Arlecchino? Arlecchino è il mio servitore.
Il vostro non era Pasquale? Pasquale doveva essere il vostro. Ma come va la faccenda? Briccone! Basta, Leon! Non so che tu non lo rimasto solo momento. Pensare che qua, ho durato poco, è vero, al manco ho avuto la gloria che nessuno aveva scoperto, se da per me non me ne scopriva per amor di quella ragazza. Ho durato poco, è vero, ho fatto dei mancamenti, ma spero che per ragione della stravaganza tutti sti signori me perdonerà. Ma che aspettate, la parte mia, la parte che va a essere la sua. Sono di grande, e c'è la sua, i miei figli sono tre. Vedete tu, che c'è la paura, i miei figli, e c'è più di paura. Ma quella sera, sei per amore, se non parlate, si raccoglie. Contro i clucchi a guerreggia, Napoleon francese, guarda il mio.